Che non è semplice, credo che l'incontro che hai dato a questa squadra in questo inizio sia già molto evidente. L'impressione rispetto all'anno passato, perché chiaramente la prima cosa che uno fa è paragone con l'anno precedente, è che quest'anno, oltre a una squadra secondo me più forte, hai molto più soluzioni. Sei d'accordo? Ma quello è un dato di fatto, avere una rosa ampia ti permette magari anche sopperire a certe assenze importanti. E devo dire che stasera ragazzi hanno interpretato la partita nel migliore dei modi. E se si va ad analizzare un po' tutta la partita, l'unica pecca magari cercare di chiudere prima queste partite, perché poi alla fine può succedere con l'occasione di Mokulu che non porti a casa il risultato pieno. Però per il resto sono molto soddisfatto. Soprattutto impressionato, almeno sottoscritto, proprio il patto di mediana rispetto all'anno scorso, con due interni che fanno legna, sono in grado di spingere, creano soluzioni, Pietri molto bravo a proporsi, d'altra parte anche i gol che l'anno scorso lo dimostrano, Barilla che ha fatto tanta legna. Sì, sono due giocatori importanti di categoria, hanno dimostrato in passato di essere giocatori forti, siamo contenti che siano venuti a darci una mano qui a Parma, ma la cosa che mi preme sottolineare è che il fatto di quelli che sono subentrati, perché non è semplice, che sono ben comportati. È chiaro che con una rosa così ampia l'allenatore ha delle difficoltà nella scelta degli 11 iniziali, perché vorrei farli giocare tutti, perché per come si allenano meriterebbero di giocare tutti. Purtroppo devo fare delle scelte e quindi a volte ci può stare che qualcuno non parta dall'inizio, però ripeto, una rosa ampia è una rosa importante. È vero che Dezzi e Barella hanno fatto un'ottima gara, ma credo che l'abbia fatta anche Munari come centrocampista centrale, ma come ha fatto il resto della squadra. Buonasera mister, Buonasera. ottimo primo tempo, poi Parma ha sentito più il caldo o un ritorno dell'avversario? Ma Il caldo e la stanchezza del fisicamente un po' alla fine siamo calati, però era prevedibile, l'ho già detto nella conferenza di ieri, però ero convinto che saltasse fuori l'aspetto caratteriale, no? Che ha dimostrato questa squadra di avere. E fa tutto nella norma e si è spinto molto. Una cosa è fare una partita magari a spingere, cercare di costruire, una cosa è fare una partita di rimessa, quindi si era consumato tanto, ma a parte Barilla dove sono venuti i crampi, credo che poi alla fine è tutto normale quello che è successo. La domanda delle quattro pistole, il 31 ci chiude il calcio mercato, che cosa si aspetta ancora? Ma la società e il direttore hanno ben operato e sanno quello che devono fare. Io l'unico mio compito è quello di allenare il giocatore che ho a disposizione, di fare l'allenatore, poi ci sono gli altri che sanno fare il loro mestiere. Uscendo, ma anche restando nel mercato, se Parma avesse così propone l'attacco della cosiddetta Serie C, che ha vinto la Serie C e oggi si sono riproposti secondo me gli stessi problemi, ovvero 6, 5, 6 occasioni nitide, un solo gol. Sei d'accordo? Ma sinceramente se vado ad analizzare quello che è successo l'anno scorso non ricordo sì, è vero che si è spesso del buon calcio, però considerare che comunque una squadra importante come la Cremonese, che l'anno scorso era prima in classifica e che comunque oggi aveva 6 giocatori nuovi in rosa e fare una prestazione del genere, credo che il difetto di non aver concretizzato non dipesa solamente dai 3 attaccanti, perché comunque hanno interpretato una fase difensiva in maniera eccellente. A volte magari si può perdere lucidità, ma il problema del non chiudere la partita stasera va generalizzato per tutta la squadra, non solo per gli attaccanti. Quindi hai scelto poi che ogni volta posso aiutare a fare posto in alternativa, insomma, a quello della situazione. Questo è il tuo monitor che ti accompagnerà un po' tutta la stagione.